Francis Scott Fitzgerald ha detto che nella vita americana non c'è mai un secondo atto. Il problema è che Fitzgerald è campato abbastanza, perché io il secondo atto l'ho vissuto. Nei miei 30 anni di insegnamento nelle scuole superiori di New York, nessuno, tranne i miei alunni, mi ha mai degnato di un briciolo d'attenzione. Fuori dalla scuola ero invisibile. Poi ho scritto un libro sulla mia infanzia e sono diventato il MIC più richiesto del momento. A noi irlandesi ci chiamano così. Speravo che quel libro spiegasse la storia della famiglia ai figli e ai nipoti McCourt, che vendesse qualche centinaia di copie e che magari qualche gruppo di lettura mi invitasse a una riunione. Invece, con mio assoluto sbalordimento, è volato in testa alle classifiche ed è stato tradotto in 30 lingue. Quel libro è stato il mio secondo atto. Nel mondo dell'editoria, il sottoscritto è un principiante a scoppio ritardato, un maturo novellino, l'ultimo arrivato. Il mio primo libro, Le cene di Angela, è stato scritto nel 1996, quando avevo 66 anni. Il secondo, Che paese è l'America, nel 1999, quando ne avevo 69. È già un miracolo che riuscissi a tenere la penna in mano. Certi miei nuovi amici, acquisiti di recente grazie all'ascesa nelle classifiche, hanno pubblicato un libro prima dei 30 anni, dei Pivelli. Ma com'è che ci hai messo tanto? Insegnavo, ecco com'è, non all'università, dove uno ha tutto il tempo per scrivere e dedicarsi ad altri svaghi, ma in quattro diverse scuole superiori di New York. In alcuni romanzi che ho letto, i professori universitari sembravano sempre così presi dall'adulterio e dalle faide accademiche che non si capiva dove trovassero il tempo di fare qualche ora di lezione. Quando hai cinque classi di liceale al giorno, per 5 giorni alla settimana, non sei tanto propenso a tornare a casa, sgombrare la mente e vergare una prosa immortale. Dopo una giornata così hai la testa che rimbomba dalla cagnara nell'aula. Non mi aspettavo affatto che Le cene di Angela attirasse l'attenzione di qualcuno, ma quando è arrivato in classifica sono diventato un beniamino dei media. La novità geriatrica con l'accento irlandese. Sono stato fotografato centinaia di volte. Decine di giornali e riviste mi hanno intervistato. Ho conosciuto governatori, sindaci, attori. Ho conosciuto il primo presidente Bush e suo figlio, il governatore del Texas. Ho conosciuto il presidente Clinton e Hillary Rodham Clinton. Ho conosciuto Gregory Peck. Ho conosciuto il Papa e gli ho baciato l'anello. Sara, la duchessa di York, mi ha intervistato e mi ha detto che ero il suo primo premio Pulitzer. Io le ho detto che era la mia prima duchessa. Lei ha esclamato: "Oh!" e ha chiesto all'operatore: "L'hai filmato? L'hai filmato?" Sono stato candidato al Grammy per la miglior lettura d'autore e ho quasi conosciuto Elton John. La gente ha cominciato a vedermi in maniera diversa. "Ah," diceva, "lei è quello che ha scritto quel libro. Prego, signor McCourt, da questa parte. Desidera qualcosa?" "Quello che vuole." Una signora in un bar mi ha guardato di sguincio e mi ha detto: "E deve essere uno importante. L'ho vista alla TV. Chi è? Ma me lo fa un autografo." Mi ascoltavano tutti. Mi hanno chiesto la mia opinione sull'Irlanda, sulla congiuntivite, sull'alcol, sui denti, sulla scuola, sulla religione, sull'angoscia giovanile, su William Butler Yeats e sulla letteratura in generale. Che libri leggerà quest'estate? Che libri ha letto quest'anno? Il cattolicesimo, scrittura, la fame? Ho parlato a platee di dentisti, di avvocati, di oftalmologi e ovviamente di insegnanti. Ho girato il mondo in qualità di irlandese, di insegnante, di autorità su miserie di ogni tipo e di faro di speranza per tutti i vegliardi che sognano da sempre di raccontare la loro storia. Dalle scene di Angela è stato tratto un film. In America, qualunque cosa uno scriva, prima o poi si ventila l'ipotesi di un film. Uno potrebbe scrivere l'elenco del telefono di Manhattan e la gente direbbe: "Allora il film, quando è che esce?"